quello che trovo molto bello di questo film è il fatto che in Emilia, a differenza del Vajont, lo ricordate il Vajont, in cui Lennel ha messo una centrale idroelettrica in una situazione con molte tocche che sapevano perfettamente che poteva smontare, dell'acqua, e quindi anche i poveracci che sono morti gli ha messo una bomba d'acqua vera sulla testa senza che negli anni 60 loro avessero un minimo strumento per fare nulla. Cioè nel film che è uscito un po' di tempo fa c'è la storia del giornalista che cerca di assemare, ma è un singolo giornalista. Qui invece un gruppo di cittadini, da questo punto di vista, noi siamo diventati molto più maturi. Loro sono diventati maturi, ma come lo vedete la composizione sociale, quel tipo di cose, diventati più maturi sia perché è evoluta la situazione, sia perché i mezzi, gli strumenti, le tecnologie a disposizione oggi ti consentono di fare cose che Tegue nel 27 auspicava e diceva che bisognava fare, cioè formare una great community, cioè come in bilanciamento della great society, la grande società complessa, complessità legata alle tecnologie. Lui parlava di creare una grande comunità, cioè la possibilità di creare delle capacità delle comunità locali a livello globale e di metterle in rete tra di loro e di comunicare oggi con la rete internet. Questo è possibile, ma questo non si sta facendo, perché la rete internet la si continua a utilizzare in un modo molto estrattivo, di informazione, non veramente di diffusione e inseminazione delle conoscenze, delle normali. Però è vero che questo video, grazie a internet, può essere diffuso, adesso è sul tipo di cui stiamo parlando, cioè tutti strumenti che negli anni 20 non c'erano e che adesso, ci sono. Ora, questo penso che sia l'aspetto più importante di questa esperienza, questa capacità di comunicare la conoscenza scientifica con la conoscenza della situazione, di informarsi un'opinione vera sulle cose e quindi incidere sulla realtà. La problematica, penso, è più generale, è come moltiplicare queste esperienze e come arrivare, e qui è una domanda che faccio più in generale, a un riappropriarsi della politica, perché in realtà queste esperienze dovrebbero evolvere in un modo di fare politica basata sull'evidenza e non politica basata sulla manipolazione dell'informazione. E è molto interessante il meccanismo di finanziamento che parte dal basso, col crowdfunding, perché questo è un meccanismo. Sicuramente però c'è anche una problematica di cambiamento politico a livello strategico, perché qui vado a concludere, io mi sono interessato in queste cose non alla scala del singolo locale, ma alla scala di tutta Europa. Questi gruppi di cittadini che abbiamo formato con 25 cittadini, uno per paese, sono stati estremamente interessanti nella loro capacità di analizzare delle ricerche che si sta facendo a livello europeo sull'energia, la mobilità sostenibile, tematiche, e hanno tirato fuori dei documenti anche molto interessanti come capacità critica, perché si coloca, in quel caso eravamo degli esperti come qui nel film che spiegavano in modo molto chiaro come stavano le cose, e dei cittadini che dal loro punto di vista di vita di tutti i giorni, ciascuno rappresentava un paese, dicevano delle cose di consenso. Ne è uscito fuori un documento molto consenso, è stato anche finanziato dalla Commissione Europea per questi diritti progetti, dopodiché sono caduti nel fondo perché manca il collegamento con la politica, cioè la politica è totalmente a queste cose, anzi addirittura io avevo un film di 10 minuti da far vedere, mi sono dopo ho visto le slide, ho deciso di farlo vedere perché mi vergognavo perché quello è un film, per carità l'esperienza è stata molto positiva, ma finanziata dalla Commissione Europea, dove si vede con tutta chiarezza come la partecipazione sia finta, cioè come sia stata fatta in modo tale che questi cittadini si sono impegnati, tra l'altro hanno fatto un'analisi della mobilità sostenibile a Roma, figurarsi. C'è tutta la problematica, dicendo anche delle cose sensate, dopodiché c'è stato pure un convegno al Campidoglio, tenuto dagli anni perché la vicepresidenza era, che si vede anche nel film, secondo motivo di vergogna, scusate, che praticamente dice queste sono le pratiche che noi dobbiamo diffondere con i cittadini, bla bla bla. Ecco, allora, detto questo però, non lo dico per fare una critica banale sempre, lo dico perché in realtà ormai anche queste cose qui, se si aumenta la consapevolezza di quello che si deve fare con questi gruppi, possiamo andare oltre e non semplicemente fare la critica del fatto che i politici sono sordi a questo, no, cominciamo a fare questo punto di alternativa e mano a mano a un certo punto ci sarà la possibilità di avere anche a livello più alto dei meccanismi di finanziamento, perché ci dovrebbe essere sia tramite crowdfunding sociale ma anche fondi pubblici, anche investimenti, cioè investimenti in cultura, cioè la famosa attività di strategic assessment, via tutte queste cose dovrebbero essere aperte alla possibilità di coinvolgere la popolazione per fare questo tipo di esperimenti e mettere questo nelle leggi, nelle direttive europee, nelle leggi, che ci deve essere un assessment partecipativo, fa
anziani questo tipo di attività. E allora vedrete che di lavoro ce n'è tantissimo da fare, anche di possibilità di sviluppare questo tipo di cose.